casa da una famiglia che richiede un minimo di 15 kW la quota data. Un po' a poco. Non viene accomodato su uomo, ma può essere più pratico. Tutto 18 megawatt di potenza termica. In questo momento la potenza termica richiesta è di 3,6, la parte bassa qui in fondo, l'inceneritore, come si vuole chiamarlo, dove brucia la biomassa, il calore sale e dentro nella caldaia il calore passa a un fluido che si chiama olio termico. Questo olio termico porta tutto il calore verso la turbina elettrica, dove, come dicevo prima, una parte si trasforma in energia elettrica e l'altra parte serve poi per alimentare la rete di teleriscaldamento. Tutti gli altri impianti che vedete qui in giro sono praticamente impianti per il trattamento dei fumi, cioè filtrazione meccanica, filtrazione elettrostatica e condensazione dei vapori che ci sono nei fumi. Sappiamo che la biomassa sempre una certa umidità, si fatto brucia e man mano che brucia le ceneri escono di sotto. Mentre dove esce dal forno e entra nella caldaia siamo a circa 800 gradi, cioè 800 gradi che... Scusa, potenza della sigaretta oppure è mista? Per eccezione sì. Però quando arriva la corteccia viene bruciata subito. Fanno anche il contatore, non è la temperatura ma il contatore delle pale, cioè per poter... Quante ne fate? 46? Oggi 46, vabbè. Per 7 vuol dire 280 metri cubi di materiale. Facendola girare a 3.000 giri al minuto. La turbina